Oggi abbiamo tenuto, il centrodestra ha tenuto questa conferenza stampa facendo il focus sulla pescheria, perché proprio 2 giorni fa si è riunita la commissione partecipate che ha sentito l'allora assessore Vimini e il direttore Straccini proprio sull'attività della pescheria, perché nei primi di agosto abbiamo fatto una richiesta di accesso atti per vedere proprio tutti i mandati di pagamento della pescheria, anche per vedere il bilancio, che non è mai stato pubblicato, perché in maniera incredibile. Qualche fino a poco tempo fa, se andavamo sul sito della Fondazione Pescheria, non c'era nessun atto, nessun documento, nessun mandato di pagamento, ripeto, neanche il bilancio, neanche il piano anticorruzione. Questo è un fatto grave perché vuol dire che c'è una mancanza totale di trasparenza, anche perché non tutti sanno, ma è doveroso precisarlo, la Fondazione Pescheria ha gestito, ha amministrato ben 5 milioni di euro per Pesaro Capitale della Cultura 2024. E quindi qualsiasi, tutta l'attività di Pesaro Capitale della Cultura 2024 è praticamente sfuggita al controllo del Consiglio Comunale, perché noi consiglieri comunali non avevano nessuna possibilità di verificarlo, ripeto, perché è stato affidato a un ente terzo, a carattere pubblico, ma terzo, che quindi ha gestito tutta questa quantità enorme di denaro senza che il Consiglio Comunale potesse in qualche modo controllare e vigilare. Per questo noi abbiamo chiesto gli accesso atti. Gli ultimi atti ci sono arrivati soltanto stamattina, li stiamo esaminando perché sono molti, e abbiamo visto comunque che da tempo comunque che c'è anche un rapporto, c'è stato comunque almeno un rapporto fra la Fondazione Pescheria e Opera Maestra. È chiaro che noi vogliamo andare anche a fondo di questo rapporto, vogliamo anche per capire perché la Fondazione Pescheria si è rivolta a Opera Maestra, vogliamo sapere chiaramente se è tutto regolare. La cosa che ci fa piacere è che almeno da qualche giorno sul sito della Fondazione Pescheria qualche documento comincia ad apparire.